Prima di rispondere a questa domanda volevo dare un abbraccio a tutti voi per questo grande applauso, questo grande calore. Grazie Pierre, perché grazie, perché il Bifest mi ha accolto sempre tanto, mi ha dato sempre tante emozioni. Oggi questo teatro, vederlo così caldo, pieno di gente che ha visto il mio film, mi riempie il cuore, quindi grazie, grazie a Felice Vado a Dio e in bocca al lupo a questa edizione del festival. Io avevo il cuore da anni questa storia, la pensavo da tanto tempo, mi piaceva l'idea di raccontare la storia di un fratello e di una sorella problematici e raccontata dal punto di vista della sorella maggiore. Due fratelli che soffrono perché nati in una famiglia disturbata, pericolosa, matta, e mi piaceva l'idea di mettere in scena due personaggi, due genitori come carnefici, no? E questi figli come delle vittime. Questa è una cosa che mi è sempre piaciuta, e anche collocare un elemento esterno alla famiglia, che in questo caso è il fidanzato di Desiree, carnefice anche lui. Il fatto che quando nasci in una famiglia sbagliata, dove i genitori ti manipolano e dove vieni comunque trattato da scemino e te lo dicono fin da quando sei piccolo, alla fine che cresce in quella famiglia disturbata, purtroppo ci crede alla fine che è scemo, invece non lo è, magari è buono. E questo mi piaceva, perché si parla sempre poco della famiglia, di quanto le famiglie sono disfunzionali, di quanto nella famiglia spesso può nascere il disturbo mentale. Quindi è una cosa che mi stava a cuore. Sicuramente ho messo l'acceleratore sulla parte più dark, più cupa delle famiglie. È chiaro che non sono tutte così, la mia non è così, però mi piaceva molto raccontare quanto la forza tra due fratelli, l'unione tra due fratelli, può comunque spingere a una salvezza e a metterlo sul treno, il famoso treno che è quello della felicità, della speranza. Senti, quindi anche per te lavorare con Sergio, con Max Tolter, con Anna Galiena, e se non è con Matteo Olivetti, solo per citare, diciamo così, no? I più rilevanti, com'è stato? Io ho avuto una grande fortuna in questo film, è stato un film felice in questo, perché quando l'ho cominciato a scrivere, davanti ai miei occhi c'è sempre stato il volto di Sergio Rubini per il personaggio di Bruno. E non perché Sergio è come Bruno, no, perché Sergio ha dato un personaggio come quello di Bruno, un personaggio comunque che alla fine è anche lui è un manipolatore, anche lui va a vessare di sé, ha dato empatia. Quindi mi serviva un uomo dall'antura dolce, romantica come Sergio, per dare giustizia, rendere giustizia a un personaggio come quello di Bruno. E poi ho sempre pensato a Max, per il personaggio di Max Mazzoni. E così anche ad Anna Galiena, e la stessa cosa per Matteo Olivetti. Io ho sempre avuto davanti i volti di questi grandi interpreti, di questi grandi artisti, perché loro, in questa storia così amara, così cruda, riuscivano comunque in qualche modo a portare nel loro sguardo il loro anche dolore, la loro sofferenza, ma anche appunto la loro empatia. Poi ho avuto la fortuna, una volta scritta la storia, di chiamare direttamente gli attori. E grazie agli attori è stato fatto questo film, perché loro, Sergio, Max, Matteo e Anna, mi hanno detto subito: quando giriamo? Mi hanno detto: quando giriamo? Io neanche un produttore so. E così sono andata da un produttore e mi ha detto: fai Felicità, però Desiree la devi fare tu. E quindi ci ho voluto mettere la faccia anche interpretandola.